Bene a tutti raga, dalla vostra Rosso Nero e bentornati in questo nuovo video. Dopo il video di ieri dove vi ho parlato dello scambio possibile e intrigante tra Lucas Paquetà e Florentino e due probabili rinnovi molto molto importanti a mio avviso come Kjær e Selemakers, che questo Milan possono dire tranquillamente la loro, oggi voglio portarvi un video su un calciatore in particolare accostato al Milan. Ma prima ragazzi vi invito a mettere un bel like di supporto, stiamo andando bene sia con i like che con le iscrizioni, quindi continuiamo così, iscrivetevi con campanellina, sarò ripetitivo, vi ringrazio, stiamo crescendo molto, arriviamo presto a 700, siamo già a 648, continuiamo così, condividete il video per far crescere il canale, fate scrivere i vostri amici milanisti, amanti di calcio, chi volete, parenti, facciamo crescere questi benedetti iscritti e questa community. Detto questo, ragazzi, seguite le page che vi lascio in descrizione, la Cascia di Crew, la mia crew rossonera composta da tre fratelli milanisti e soprattutto amici, Niccolò Crespi, il Diavolo Veste Milan e Marietto Milanista. Mi raccomando, seguiteli, ci tengo molto, conto su di voi. Seguite le page su Instagram, tra cui il mio grafico SpaceJeffX, che fa un lavoro eccezionale e merita molto, le sue copertine sono fantastiche e spettacolari. Non lo dico perché mi fa le copertine per leccare il culo, ma perché veramente fa un lavoro fantastico e mi offre sempre ogni giorno delle copertine magnifiche. E seguite la page con cui collaboro su Instagram, molto ma molto competente, molto molto bella, fanta.mania. Di cosa voglio parlare oggi? Allora, non vi parlerò della questione Ibra perché? Perché per adesso, secondo me, sono solo voci. Si parla ogni giorno. Ne esce una diversa. Un giorno esce che Ibra potrebbe rimanere, un giorno esce che Ibra andrà in Svezia, un altro giorno esce che rimarrà al Bologna, cioè che rimarrà a Bologna, che andrà al Bologna. Quindi, ragazzi, piuttosto di portarle sul canale notizie che non ne ho la certezza, o comunque non sono, come si può dire, probabilmente concretizzabili, aspetterei un attimo. Quindi oggi voglio portarvi una notizia su un calciatore in particolare cercato dal Milan sia negli scorsi mesi, che si è fatta la voce insistentemente negli ultimi giorni. Un giocatore che a me piace molto, che milita al Sassuolo in Serie A da 2 anni, giocatore francese, naturalizzato ivoriano. Sto parlando di Jeremy Boga, un giocatore fantastico a mio avviso, un giocatore che ha molto talento e che può crescere moltissimo nel nostro Milan. Un giocatore dotato di tanto dribbling, uno dei top 5 dribblatori d'Europa, pensate, top 5 dribblatori d'Europa. Tra i 5 giocatori con dribbling più riusciti in Europa. Un'ala sinistra, da velocità disarmante, un dribbling micidiale e ottima conclusione con cui ha realizzato gol magnifici in questa stagione. Pensate che ha realizzato gol con squadre con Roma, Juventus e Inter. Anche gol non banali, molto molto belli. Io penso che al Milan Jeremy Boga può far bene per diversi fattori. Il primo che rientra perfettamente nei parametri di Gazidis, Elliot e Ragnik, giocatori che hanno tanto potenziale, sono ancora giovani. Boga, ricordiamoci ancora, 97, compirà 23 anni quest'anno. È un giocatore che può ancora crescere, che ha già fatto il salto di qualità, perché questa stagione l'ha fatto il salto di qualità insieme a tutto il Sassuolo, che ha giocato veramente bene. Boga è uno di quei giocatori che ha fatto il salto di qualità e che si è espresso veramente al massimo e che merita una big. Pensate che ha fatto 8 gol e 4 assist in una squadra come il Sassuolo, da media classifica e comunque un'ala sinistra. Sono veramente numeri molto molto promettenti e che fanno ben sperare in questo giocatore. Io avevo già visto il talento, non voglio fare il gradasso, ma avevo già visto il talento quando ero andato allo stadio Milan-Sassuolo 1-0 nel 2019, nella partita in cui siamo arrivati terzi. Ho visto questo giocatore quando aveva preso un palo con un dribbling micidiale dal vivo. Dal vivo, ragazzi, veramente micidiale questo giocatore, una velocità disarmante e un dribbling veramente che può spezzare le partite. Boga è un giocatore di questi, ragazzi, di ripartenza è micidiale, si è visto quest'anno. Un giocatore che al Milan potrebbe far di sicuro bene. Un giocatore che piace a Ragnik, che Ragnik usa le ali sinistre e soprattutto potrà andare a sostituire Rebic. Oggi si parla di come Rebic in passato non abbia avuto proprio buoni rapporti con Ralf Ragnik. E in caso andasse via Rebic si punterebbe o su Jeremy Boga o su Memphis Depay, ma su Memphis Depay è un altro discorso. Comunque, il valore del cartellino di Jeremy Boga si aggira intorno ai 20 milioni, ovviamente con il calo dei prezzi. Si è un po' abbassato, prima costava 30 milioni. Ricordiamoci che è ancora di proprietà del Chelsea, ma il Chelsea sembra non voler riscattarlo perché punta forte su Hudson Odoi e Mason Mount, gli altri due giovani della cantera del Chelsea. Quindi il Chelsea sembra voler scaricare a Jamie Boga, comunque nonostante abbia un grande talento e una grande promettenza nel futuro. Quindi ragazzi, io spero vivamente di acquistare questo giocatore al Milan perché mi sembra veramente un giocatore con tante potenzialità e che al Milan potrebbe far veramente bene. Vi ripeto, l'ho visto giocare quest'anno e merita molto una big, costa 20 milioni, non costa neanche tanto, l'ingaggio
Si aggira intorno ai 2 milioni, rientrerebbe perfettamente nei parametri di Gazidis, Ragnik ed Elliot. È un giocatore che può fare veramente al caso nostro. Come vi ripeto, bisognerà superare la concorrenza del Napoli, perché anche il Napoli è molto forte su questo giocatore. Sappiamo che Gattuso utilizza molto le ali sinistre e le ali destre. Gattuso utilizza molto le ali e il Napoli vorrebbe prenderlo come sostituto di Lorenzo Insigne, che questa stagione non ha giocato molto molto bene. Però ragazzi, io spero che arrivi veramente nel nostro Mino. Fatemi sapere la vostra su questo calciatore. Oggi video un po' breve, ragazzi, notizie non ce ne sono tante. Ho cercato di portarvi questo nome, ovviamente sono solo accostamenti. Io spero che questa operazione andrà a buon fine, anche se non si è ancora stipulata una trattativa ben precisa. Ma spero che il Milan proverà a fare un tentativo su questo giocatore perché, vi ripeto, non costa tanto, ha una potenzialità micidiale, eccezionale, può veramente diventare un top player. A soli 23 anni ha già dimostrato tanto, Jeremy Boga, uno dei top 5 dribblatori d'Europa, insieme a Messi, Ronaldo, Hazard e Adama Traoré, un altro giocatore micidiale. Detto questo, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like di supporto, continuate a iscrivervi con campanellina, mi raccomando, vi aspetto, conto su di voi. Condividete il video per far crescere il canale, seguite le page che vi lascio qua in descrizione, tra cui mi sono dimenticato di dirvi all'inizio, uno youtuber milanista, Darius Rossonero, che merita molto. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, sempre forza Milan, bello a tutti, raga.